You ass! Come here, ass! Fuck! Lo speaker desiderato al microfono, grazie. Ah, eccomi qua, scusate, mi stavo finendo di sapori. Allora, dove eravamo rimasti? Sì. Continuano le indagini di Melanie Micidial sulla scomparsa di Paolo Buonanima. È qua. Scagionato definitivamente Lord Micidial da ogni accusa, la vice direttrice esamina con Giobbe le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nel giorno in cui il vecchio direttore è scomparso. Eccolo. E scopre che dopo aver consegnato in regia lo spot di Raggrumina, Buonanima, tornato nel suo ufficio, non è più uscito. E poi è sparito. La truccatrice Jenny, intanto rinsavita dopo un passionale bacio con Mario, schifoso direi in realtà, scopre di essere stata utilizzata dal suo amato solo per far ingelosire Melanie ed esplode così in un atto definitivo di follia che la rende indomabile. Ragazzi, fate qualcosa, è veramente una roba... Alla fine del TG, l'imbizzarrita gelosona invade la diretta come un orco, portando il panico in tutto lo studio. Ma un dardo sedativo sparato da Ozio riporta la situazione sotto controllo. Meno male che oggi mi sopporto del mio fucile da caccia. Infine, Mario realizza che c'è solo una persona che potrebbe sapere cosa sia successo a suo padre. Pino Cammino, il passante di professione. Io ho visto tutto! Ma ora catapultiamoci con gli immancabili fratelli Peluria in questa penultima puntata di Mario. E state attenti! Carogna, Oscar Carogna. Lui ci può dare il numero di Pino Cammino. Oscar, ciao, mi senti? Sono Mario. Sì, ciao Mario, mi trovo a casa mia dove da poco sono rientrato. Quando a un tratto ho sentito squillare il telefono e dopo aver risposto ho scoperto che eri proprio tu. Sì, senti Oscar, taglio corto. Avrei bisogno urgentemente del numero di Pino Cammino, il passante di professione. Tu ce l'hai? Ma proprio quando sembrava che potevo aiutarti, purtroppo mi trovo costretto a rivelarti che Pino Cammino non possiede un cellulare. Senti, come faccio a rintracciarlo, Oscar? E da casa mia è tutto, a te la linea, Mario. No, Oscar, aspetta, Oscar! È riattaccato. Ma questa è proprio una carogna. Aspetta però, lui non è quello che assiste quando succedono le cose gravi? Sì, è lui. Appunto. È lui. Perfetto. Per cosa? Ci vediamo. Esci! Ti ordino di uscire! Spirito immondo, esci! Ma quanti siete lì dentro? Esci! Padre Warren, ha scoperto qualcosa? Cos'è il demonio, il lucignolo? Il Lucifero! Lucifero! No, mi dispiace, dal suo corpo esce di tutto, lasagne, pasticcio di lardo, polchi, polpette, ma del diavolo non c'è traccia! Guardi! No, per favore, padre, per favore, lo tolgo. Mario! Dimmi che mi ami! Dimmi che mi sei a me! Mario, non ti merita! Jenny, stai tranquilla, sì. Tutto si è aggiustato. Stai buona, Jenny. Oh, Mario, eccoti qua. 211 secondi in onda. Don't worry. Arriva. Senta, padre Warren, la esorcizzi in profondità, meglio, perché c'è tanta roba dentro. Certo. Scavi bene. Certo, certo. Farò del mio meglio. Grazie. Esci da questo corpo, diavolo, esci! Ti ordino di uscire, almeno per una birra, esci! Mario, c'è qualche problema? Ti vedo pensieroso. Ti vedo pensieroso. Sono una svolta sul caso Buonanima. Buonanima? Ma ho qualche difficoltà. Mario, dimmi, se posso fare qualcosa, chiedi pure. Ti dice niente
Pino Cammino. Pino? Pino Cammino. Ah, sì, è quello che vede tutto. Esatto. E quindi? E quindi, dritto per dritto ha visto anche Buonanima, no? Certo. Soltanto che io e Melanie abbiamo delle difficoltà di tracciarlo. Questo qui non si trova, ha chiamato Carogna. Questa persona è ingestibile, introvabile. Tu ci puoi aiutare? Sì, certo. 5 secondi lo sponsor, Mario. Sera torni sempre tardi. Papà, perché indossi il reggiseno della mamma? Papà, perché baci in bocca agli uomini? Papà, figliolo, bevi un sorso d'acqua. Papà, per... A volte il silenzio è la cosa più saggia. Dagli estratti di lingue di pesce arriva Mutolina, la compressa solubile in acqua che dona il silenzio. Amore, che cos'è questa storia che baci gli uomini in bocca? Silenzio, parla Mutolina. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Un cordiale buongiorno dal Mici di Altg. Oggi il Papa all'Angelus ha espresso i seguenti concetti: no alla guerra, no alla violenza e vogliamoci tutti bene. A chi lo accusa di ripetitività, il pontefice ha risposto: ma se voi non le fate, io continuo a dirlo. E passiamo ora a una notizia seria. Si è conclusa ieri l'ultima puntata del reality Italian Next Top Cassiera. Ce ne parla Gio Cagnaccia. Ciao Gina, com'è iniziata questa avventura? Eravamo più di 3.000, alla fine non pensavo che mi prendessero, invece poi è arrivata la chiamata ed eccomi qui. Cosa facevi nella vita prima del reality? Le solite cose, una laurea in ingegneria col massimo dei voti, un master a Cambridge e in pratica il mio destino era la disoccupazione. Ma vediamo alcune immagini tratte dall'ultima puntata di Italia Next Top Cassiera. Stop! Solamente due di voi passeranno alla finale. Lucia, ti sei ricordata di battere i punti provola alla cliente? No, boss. Questo è un grave errore. Lucia, sei fuori. Ora dovete dimostrare quanto valete. Poi la vittoria è arrivata inaspettata per Gina. La vincitrice di questa edizione di Italian Next Top Cassiera è Gina! Non ci credo! Gina vince un contratto a tempo determinato di 6 mesi a 300 euro mensili come cassiera e un salame. Grazie. Come vedete, Gina si sta già godendo il suo premio. A te la linea, Mario. Grazie, Gina. Sei fantastico. E ora le immagini di alcune ragazze che hanno manifestato nude contro lo sfruttamento del corpo nudo femminile. Il servizio. Buongiorno, mi scusi. Via di Amicis? Via di Amicis, io non ricordo. Guardi, facciamo una cosa, venga dentro che dovrei avere lo stradario. Grazie, molto gentile. No, mi scusi, ma qua non si può entrare. Ma me l'ha detto lei di entrare, scusi. Ma infatti, guardi, fosse per me la farei entrare, il problema è che sono ordini dall'alto, capito? Ma vaffanculo, va. Oi, moderiamo le parole, giovanotto, cioè qua stiamo lavorando, non è che... Guarda un po'. Ozio. Vicepresidentessa. Avrei bisogno di un piccolo favore. Comandi. Allora, lo facciamo. Ma tu sei sicuro? È l'unico modo. Facciamolo. Thank you.
siamo 3, 2, 1. Maxi sequestro di droga a Milano, ce ne parla il nostro inviato Salvo Errori. Viene trasportata in bocca dai corrieri della droga. Parliamo della spit, la nuova sostanza che da qualche mese spopola tra i giovani nelle discoteche del sabato sera. Quali sono i sintomi? Senso di onnipotenza, euforia, distorsione della realtà? No, un senso di coscienziosità e maturità. Ah, e come si assume la spit? Attraverso lo sputo. Cioè, in cosa consiste? Il pusher sputa direttamente la dose in faccia al tossicodipendente. E per questo è una droga socialmente accettata. Perché non si sniffa e non si inietta. Beh, non esistono più le droghe di una volta. Ma adesso vediamo il filmato realizzato attraverso le intercettazioni ambientali realizzate dagli inquirenti. Oh, dammi 50 euro. È la spit, la droga del momento più diffusa tra i ragazzi in cerca Grazie. Di sensazioni forti. Arrivederla, e tante care cose. In queste esclusive immagini vediamo un tossico ricevere dal pusher una dose. Ma ora sentiamo la scioccante testimonianza di un drogato di spit. Da quanto sei dipendente dalla spit? Da 3 mesi faccio uso regolare di spit. Mi faccio almeno 3 o 4 sputi al giorno. E da quando ne fai uso, com'è cambiata la tua vita? È cambiata in peggio. Questa droga ti fa mettere giudizio. Prima ero come tutti gli altri. Uscivo tutte le sere, facevo casino. Non avevo un lavoro. Da quando faccio uso di spit. Dici, continua pure, perché la tua testimonianza è importante per tanti altri ragazzi che sono nella tua condizione. Mi sono trovato un lavoro. Il sabato sera resto a casa a giocare al quizzettone con la mia ragazza. A giugno abbiamo deciso di sposarci. E forse andrò pure a votare. Io non ce la faccio più, non ce la faccio. Grazie Luca Antonini. Pure il nome hai detto. E adesso siamo andati a vedere cosa succede in un festino a base di spit. Ragazzi, forse la musica è un po' più alta. Che ne dite se torniamo a casa? Sì. Tranquilli, ho anche avvertito i genitori. Bravo. Più carino. Andiamo. E dopo queste immagini shock, guarda, ti ridò. Salvo, quello è un overdose. Ti attenta che là fa un guai, E da Salvo Errori è tutto, a te la linea, Mario. E passiamo a un grave caso di violenza a Las Vegas, dove 2 uomini molto muscolosi proprio ieri notte sono venuti alle mani e se la sono dati di santa ragione sotto gli occhi di molti testimoni che invece di separarli hanno preso posto a sedere godendosi lo spettacolo. L'unico che ha tentato di fare qualcosa è stato un anziano ben vestito che, salito sulla pedana dove avveniva il pestaggio, ha cercato di separare i 2 omoni, ma poi ha desistito, forse perché impaurito dalla mole e dalla forte differenza di età. Ancora sconosciute le cause che hanno innescato la rissa, alcune voci parlano di una donna che piaceva a entrambi. E ora ci chiedono la linea dalle previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Mutolina. Buonasera, benvenuti al meteo di ieri. Ieri c'è stato un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche sulle regioni del nord-est. Poi abbiamo avuto della nebbia nelle valli del centro, si sono verificate delle abbondanti piogge sulla Calabria e sulle isole maggiori. Inaspettatamente abbiamo avuto neve sopra i 1000 metri al sud. Questo era il meteo di ieri e mo vediamo se non ci ho azzeccato. Buonasera e grazie. Il meteo è stato offerto da Mutolina. Pure una targa! Sei una fogna! Devo andare a svuotarlo! Povera bestia, ti hanno imprigionato! Ma che messaggio d'amore? Quello è innamorato pazzo di mia sorella. Sta sotto un treno d'amore per Melanie. Si imboscano pure durante il telegiornale. Ma confidate che vogliono fare un sacco di figli.
ora parliamo di sesso. In TV è ancora un tabù? Scopriamolo con la nostra nuova rubrica di Giocagnaccia, troppo piccante. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, così recitava una nota canzoncina. Ma è proprio vero che gli italiani sono un popolo di amatori? Andiamolo a scoprire con la mia nuova rubrica Troppo Piccante. Buongiorno! Per Troppo Piccante ci racconta qualche suo capriccio sessuale, una sua esperienza un po' osè? Non lo posso dire davanti alle telecamere, come faccio? Sono timido poi. Come tiene ancora vivo il fuoco della passione con sua moglie? Su, non faccia il timido. Ho capito, sono cose nostre, poi magari ci sono dei bambini a casa. Magari i genitori che ci ascoltano possono tappare le orecchie ai bambini che ci seguono. Tappa le orecchie? Va bene. Una volta ho fatto sesso con un cane mentre mia moglie vomitava. E io l'uomo salamone. Che cazzo devo fare? E ora un tuffo nel passato con la rubrica di Nevio Nipoti, Come non eravamo. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Eccoci di nuovo ad Arnese per raccontarvi una storia che ci farà riflettere sui disagi che affliggono le nuove generazioni. Pochi giorni fa, infatti, Mario Loide, un giovane irriverente fuori dal coro, noto ai più per le sue temibili burle, ha commesso un ignobile furto. Una famiglia distrutta da questo crimine. Come si sente, signor Mario Loide? Una vergogna per tutta la mia famiglia. Ci può dire di che furto si tratta? Si è rubato a Don Antonio, il parroco. Una campana suona l'armonica. Ed ecco alcuni fedeli che, sprovvisti di sacerdote, hanno perso la fede. Dov'è? Fedele, è un dramma? È una sciagura. Solo Don Antonio riesce a sentire la comunicazione col Signore. Noi no! Eccolo, il reo confesso Mario Loide. Mario Loide, quali le motivazioni di questo crimine? Faccio delle cose, sono un ribelle, quello che mi dice la testa lo faccio. Che lazzarone, Mario Loide, ma ci dirai prima o poi dove hai messo Don Antonio? Non vi dico un bel niente. Tuttavia, una cinecamera di sorveglianza installata nel bosco ci svela l'accaduto. Salve, Don Antonio! Gloria a Dio dell'alto dei cieli e pace in terra di uomini di buona volontà. Quello che sembrava un crimine è solo il desiderio di un giovane ribelle di avvicinarsi al Signore in solitaria. Cosa ha da dire, signor Mario Loide? Cosa ho da dire? Che lo perdono. Lo perdono perché è sempre figlio mio e gli voglio tanto bene. Tanto bene. Vieni qua. Abbraccio. Ti porto io a messa. Come avete veduto, il rapporto tra padre e figlio è così saldo da superare ogni tipo di avversità. Lasciami, papà! Non essere scontroso con me. E ora ci colleghiamo con... Dicevo, ora ci colleghiamo con il nostro inarrestabile inviato a Marino Mallo, che oggi si trova in diretta per noi dall'anno 1939. Amarino, mi senti? Sì, Mario, ti sento! Mi trovo in Germania in un momento davvero eccezionale! Pare stia scoppiando un conflitto pazzesco che potrebbe cambiare le sorti del mondo intero! Sì, Amarino, grazie. È la Seconda Guerra Mondiale, la conosciamo tutti, grazie. Grazie a voi! Il TG finisce qui, io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie, buona giornata. Ehi. Come procede? Tutto bene. Dovrebbe mancare poco. Secondo me stavolta è una volta buona, me lo sento. Sì. Allora adesso ti fidi di me?
Non so, dimmelo tu. Devo fidarmi. Sì. No, è scappata. Ma allora sei uscito? Sì, già dalla prima volta che mi avevi chiamato. Ma ero uscito da dietro. Ed ero rimasto incastrato sotto quell'elefante. Quindi sono un bravo esorcista. Ci facciamo una birra? Stai calma, poggia quella pistola, poggia quella pistola. Adesso